sì! E lasciami gridare! Si sentirà poco! Lasciami sfogare! Io senza amore non so stare! È la storia di una fede, è la storia di una passione che si chiama sempre Novara, ma che è diventata Novara Football Club. Benvenuti in Piazza Martiri! Ciao Novara! È l'epilogo che tutti sognavamo e speravamo. Questa sera noi saluteremo tutti, la prima squadra, i dirigenti, quelli che lavorano tutti i giorni, ed è proprio da loro che stanno dietro le quinte che questa sera cominceremo a fare i primi saluti e a dare il primo benvenuto a coloro che ogni giorno sono negli uffici a organizzare, a strutturare tutto quello che succede in campo, tutto quello che sta succedendo anche qui in piazza. Ciao Fabri! E vorrei chiamare sul palco innanzitutto una presenza molto discreta ma credetemi indispensabile, il segretario generale del Novara, che è Andrea Martinuzzi! Quello è l'obiettivo, lo ha dichiarato. Grande Andrea, se tu pesassi quanto vali non staresti lì insieme a Vittorio Emanuele sulla statua. Mettiti di qua, perché insieme a te chiamo chi è diventato responsabile dell'ufficio stampa, Matteo Pisoni! Detto Teo o anche Matteo, perché va bene in ogni caso. Insieme a lui anche una presenza femminile all'interno degli uffici di Novara Football Club, area marketing e comunicazione, in azzurro vestita, Rebecca Valentino! Ciao Rebe! E per finire il responsabile marketing e ufficio commerciale, detto Paul, ma l'anagrafe Paolo Esposito! Ragazzi, questi sono gli uffici, l'amministrazione, quello che succede a Novara. Com'è Paolo? Bene, è stata dura organizzare questa festa, però ce l'abbiamo fatta. E a tal proposito voglio ringraziare veramente chi ci ha aiutato, dal comune, da Ivan De Grandis, assessore allo sport, i ragazzi dello Street Game che ci hanno dato veramente una grossa mano, visto che loro organizzano sempre ogni anno e ci hanno dato delle dritte, e i nostri ingegneri che hanno formulato tutto il progetto, l'ingegnere Falzotti, Cristina Macarro, e poi a loro che mi hanno sopportato in questi giorni. Grazie Paolo, grazie Paul, ma grazie anche a Rebecca Valentino, Matteo Pisoni e Andrea Martinuzzi, tutto quello che succede dietro le quinte del Novara Football Club. Ragazzi, aspetta, dove andate? Questo Novara è anche per voi, e che cavolo, vuoi scherzare? Ragazzi, questa sera è solo e solo una cosa, e si chiama festa, e nella nostra festa questa sera chiamiamo anche tutto quel mondo agonistico, quel mondo che si muove con colore azzurro naturalmente, dietro la prima squadra. La squadra è nata ufficialmente alla fine di agosto, noi c'eravamo, ve lo possiamo confermare, quindi riuscire a certo che sì, un livello, caro Rochant, fai pure che Michael Jackson sia lo sfondo di questo nuovo ingresso. Assolutamente, insomma, ci sono delle squadre che io comincerei a presentarvi come per esempio la squadra femminile. Ciao ragazze, un applauso alle ragazze del Novara Football Club. Guarda come sono in forma. Queste non sono le scarpe che usi per giocare, però, non farla furba perché ti conosciamo. Un applauso enorme a tutte le ragazze! Poi vi presento tutti i loro responsabili. Adesso voi ragazze faccio scendere, perché dopo di voi, ma tu rimani con la maglietta bianca perché non ti devi spostare. Insieme a loro ci sono i ragazzi della Juniores. Dove siete? Pronti? Vi do 3 secondi. 2, 1. Signore e signori, in azzurro, la Juniores Novara Football Club!
Bravi ragazzi, voi invece avete la divisa d'ordinanza, non avete messo il tacco questa sera? No, scarpa normale. Era lui quello che lo... E anche lui, vabbè, non ha capito, però va bene lo stesso. Noi ci vediamo tra un momento, ti faccio accomodare lì perché, come vedi, il posto che abbiamo è questo, quindi l'applauso di rito. E io sono già pronto a convocare altra categoria di ragazzi giovani. Esatto, proprio loro mi hanno suggerito i ragazzi dell'Under 15. Bravi ragazzi, sì, penso che sia importante perché è da lì che bisogna partire per allestire una rosa competitiva e di valore. Quanti gol hai fatto? Sono portiere. Il tassello fondamentale, da questo punto di vista, per andare a finire, licenziatelo, sicuramente si partirà. Cazzo, ma dimmelo prima, no? Scusate ragazzi, tu che ruolo fai? È un personaggio fai? Conosciuto a Novara. In passato ha fatto anche molto bene. Quanti gol hai fatto? Zero. Ragazzi, la genuinità e la bellezza dell'Under 15. Tra l'altro, Orlando, per te che il loro mister compie gli anni, tanti auguri. Grazie. Forza Novara! Sempre, sempre e comunque. È bello che sia così. Ragazzi, accomodatevi giù, poi i vostri responsabili li chiamo dopo, perché adesso ho bisogno di avere qui sul palco i piccolini. Secondo me questi qua sono veramente contenti di vedere che questa è Novara! I primi calci! Meravigliosi, splendide e splendide, perché vedo che sono che non c'è differenza. No, sono amici. Sono amici, io vedo anche delle facce note. C'è la seconda a fianco a te, mi sembra di averla già vista da qualche parte. È un onore che dovrà crescere. Io vorrei anche a questo punto di vista, no? Posso sì, sotto, per quanto riguarda il settore giovanile, in Lega Pro è prevista la Beretti, quindi il Novara dovrà sicuramente allestire una formazione. Questo è per voi. Però ragazzi, diciamo voi che siete il futuro, già la formazione juniores è un'ottima base di partenza. Credere. Grazie ai primi calci Novara Football Club. Suo responsabile, poi li chiamo tutti insieme, ma a questo punto a salire sul calcio c'è una categoria a cui teniamo molto e che regala sempre delle enormi soddisfazioni. Signore e signori, in Piazza Martiri questa sera a Novara arrivano i Novara Four Special! E questo vuol dire che la città un applauso enorme per loro! Ciao, questo Daniele, è importantissimo per il futuro. Splendidi. Voi avete appena giocato, tra l'altro abbiamo concluso ieri il campionato vittoriosamente. Parteciperemo alle finali nazionali a Novarello il 18 giugno, speriamo. Sì, non dimentichiamo che prima non si molla di scrivere mai, non la si molla parola mai. Fine a questa grazie, stagione portierone. C'è ancora una porta sempre like su Facebook, ma Novara giocherà mercoledì e poi domenica prossima. Ragazzi, si può raggiungere ancora un altro obiettivo. Io ciao, penso caro, che i giocatori di Novara potrebbero regalare un'altra adesso emozione. Adesso vedo di preservare la voce e arrivare fino a serata. Vi faccio accomodare e poi richiamo un attimino i responsabili di tutte le categorie. Grazie ai Novara Four Special. Grazie. Amico, io vorrei qui tutti i responsabili, presenti o no, vi cito uno a uno, salite sul palco perché il vostro applauso è quello che arriverà dalla piazza adesso. Cito, io non so se ce la faccio, però vedete che do un cambio. Massimo Venturini, che è il responsabile del settore giovanile e femminile. Ciao Massimo.
anche la ex-bomber, no? Ma che non smette di farlo. Ciao, benvenuto. Anche come sia stato molto unito, insieme a te, Federica Oberhofer, direttore operativo settore giovanile femminile. Ciao. Poi, mi sa che Davide Magno, che si è appena spostato, sì, non c'è. Già quello che si è venuto a creare nella stagione, che non è ancora Beatrice Ferrari, sia un qualcosa di meraviglioso, del settore femminile, è da questa base che bisogna la maglia bianca che citavo prima, arrivare in un mondo, quello del professionismo, dove verrà richiesta poi ancora più esperienza. Alessandro Notari, osteopata del settore giovanile, Francesco Muffa, che è il preparatore